Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Se sei davvero preoccupato perché pensi di vivere in un mondo incredibilmente ingiusto e caotico, allora in questo momento avrai molto materiale da assimilare. C'è un focolaio, una pandemia, in tutto il mondo abbiamo un virus sconosciuto, conflitti tra le maggiori potenze e cambiamenti climatici, per poi aggiungere una disparità di reddito tra le persone che ci allontana sempre di più. Ma sarebbe davvero peggio se dovessi anche preoccuparti di una collisione spaziale simile a quella raffigurata nei film come Malinconia, Impact o Armageddon. Bene, ora la NASA ha scoperto un asteroide gigante che passerà pericolosamente vicino alla Terra il 29 aprile. L'asteroide è, secondo la NASA, abbastanza grande da porre fine alla civiltà umana. Il conto alla rovescia è iniziato. La NASA afferma che i suoi sistemi di localizzazione automatizzati presso il centro di osservazione di oggetti vicino alla Terra, nello stato americano della California, hanno rivelato un asteroide così grande da poter annientare l'intera razza umana. Ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Ufficialmente chiamata 52768 o 1998 R2, la gigantesca roccia spaziale si avvicina alla Terra ad una velocità di 31.320 km/h, ovvero 8,7 km al secondo. Se l'asteroide mantiene questo ritmo, si prevede che raggiungerà il nostro pianeta il 29 aprile. Con una misura approssimativa larga fino a 4,1 km, la Planetary Society l'ha aggiunta alla categoria di molto pericoloso, che comprende tutti gli oggetti spaziali vicino superiori a 1 km di diametro, con una scala che minaccia la distruzione globale. Piccoli asteroidi di pochi metri colpiscono frequentemente e bruciano nell'atmosfera e causano poco danni, ha dichiarato Bruce Beth, direttore della scienza e della tecnologia della Planetary Society. Gli asteroidi delle dimensioni di Chelyabinsk, che esplosero nel 2013, crearono onde d'urto che ruppero finestre e causarono lesioni. Le dimensioni di Tunguska, circa 40 metri, che hanno colpito la Siberia nel 1908, potrebbero distruggere completamente una città o creare uno tsunami. Gli asteroidi più grandi, che colpiscono in media meno frequentemente, potrebbero causare la distruzione regionale. Anche i più grandi asteroidi, che colpiscono meno frequentemente, potrebbero causare una catastrofe globale. Il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia degli Stati Uniti ha anche avvertito, in un rapporto scritto nel 2018, che oggetti di quelle dimensioni possono causare terremoti, tsunami e altri effetti collaterali che si estendono ben oltre l'area di impatto immediato. La NASA ha rivelato per la prima volta l'OR2 del 1998, che passava vicino al Sole, nel 1987. Quindi ha confermato la sua orbita e l'ha classificato come un oggetto vicino alla Terra e potenzialmente pericoloso. Affinché un asteroide o una cometa sia considerato un NEO, quindi un oggetto vicino alla Terra, deve trovarsi a meno di 50 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Tuttavia, secondo gli astronomi, esiste una possibilità tra 50 milioni asteroidi che colpiscono la Terra ogni 100 anni, quindi in linea di principio non dovresti preoccuparti. Inoltre, per proteggerci dagli asteroidi assassini, la NASA ha monitorato i NEO potenzialmente pericolosi, ma i teorici della cospirazione non credono nei calcoli delle agenzie spaziali come la NASA e affermano che l'OR2 del 1998 causerà la distruzione globale il 29 aprile. Anche gli scienziati dubitano delle versioni ufficiali, come lo scienziato Dave McKee, che avverte che dovremmo essere davvero preoccupati per gli asteroidi non ancora scoperti o quelli che all'inizio non rappresentano una minaccia per il nostro pianeta. Esiste una probabilità significativamente maggiore che un asteroide significativo che non abbiamo ancora visto ci possa colpire, ad esempio il meteorite di Chelyabinsk, che non è stato rivelato prima che entrasse nell'atmosfera terrestre, afferma McKee. E dall'altra parte esistono teorie molto più controverse e direi anche molto più fantascientifiche, naturalmente da prendere anche con le pinze, che affermano che il nuovo coronavirus è una scusa per preparare la popolazione all'impatto imminente dell'OR2 del 1998. Dicono infatti che se la NASA e il governo informassero la popolazione su questa catastrofe ci sarebbe un caos diffuso in tutto il mondo, incontrollabile per le autorità, mentre diffondendo una falsa malattia si preparano all'imminente catastrofe in modo controllato, costringendo le persone a fare scorta e a rimanere
rimanere nelle loro case. Bene, mi sembra una teoria alquanto fantasiosa, ma atteniamoci comunque alle fonti ufficiali, che in realtà dicono che l'asteroide, conosciuto appunto come 52768, non causerà alcun problema alla Terra, considerando che si avvicinerà a una distanza minima di 6,29 milioni di chilometri, tenendo conto che la Luna è a circa 384 mila chilometri. Il giorno in cui sarà più vicino al nostro pianeta sarà appunto il 29 aprile del 2020, mentre un altro passaggio ravvicinato sarà a settembre del 2057. Ma teniamo anche conto che anche se l'asteroide non rappresenta un pericolo per la Terra, questo non significa che il problema non esista. Infatti, come già abbiamo detto in precedenza, la Terra è già stata colpita da asteroidi in passato e questo potrebbe accadere di nuovo. E tu, cosa ne pensi dell'asteroide OR2 1998? Finirà veramente per colpire la Terra il 29 aprile? Oppure ci ritroveremo tutti qui nuovamente a parlare del coronavirus? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.